Eccoci in onda con il nostro Instant Focus. Come annunciato prima della pausa pubblicitaria, parleremo del settore immobiliare. Il real estate è stato protagonista delle nostre dirette, soprattutto insomma durante la crisi del settore in Cina, e poi ne parliamo spesso anche per quanto riguarda gli Stati Uniti, perché il settore immobiliare è uno degli indici, insieme alla disoccupazione, al PIL, che stabilisce insomma il grado di salute dell'economia americana. E oggi ne parliamo però in chiave tutta italiana, grazie all'intervento del nostro ospite, ovvero Pietro Pellizzari, CEO and founder di Wikicasa, che è il portale leader nella ricerca immobiliare online in Italia, con ben 13 milioni di utenti l'anno. Ben trovato e grazie per essere nostro ospite alle Fonti. Buongiorno a lei. Ecco, Pietro, innanzitutto analizziamo appunto il contesto post-pandemico, anche se in realtà purtroppo i dati ci dicono che non siamo ancora usciti completamente dall'emergenza, però possiamo dire che una nuova era, insomma, è iniziata, una nuova era su tutti i fronti per quanto riguarda appunto il lavoro, per quanto riguarda la formazione e anche per quanto riguarda il mercato immobiliare. Come sono cambiate innanzitutto le esigenze degli italiani rispetto appunto al nuovo modo di abitare? Certamente, beh, il grande cambiamento è avvenuto post-Covid. Gli italiani, che sono ovviamente rimasti rinchiusi in casa durante i vari lockdown, hanno percepito l'esigenza di nuovi tipi di abitazione, perché costretti in casa, no, si ha a che fare con gli spazi limitati alcune volte, o comunque non in linea con quelle che erano le esigenze. Quindi quando poi la situazione è migliorata e è stato possibile quindi riattivare il mercato immobiliare, abbiamo notato un incremento esponenziale della domanda di nuovi immobili che prevedevano spazi più ampi, dei terrazzi, giardini, se ne è parlato molto. Hanno preso molto valore anche zone non centrali, perché ovviamente grazie allo smart working non era necessario recarsi in ufficio, e quindi hanno preso valore l'interland, le cosiddette anche periferie della città, che però magari davano i giusti servizi, spazi verdi e quindi una qualità maggiore della vita. Se invece andiamo a analizzare quello che è avvenuto nell'ultimo periodo, notiamo un altro indicatore interessante, ossia sono aumentate molto le bollette, lo abbiamo notato tutti, quindi gas e luce sono aumentate. Ecco, l'efficienza energetica nel 2022 è stato uno dei filtri di ricerca più utilizzato sui nostri portali, perché è emersa proprio un'esigenza da parte di chi sta acquistando un nuovo immobile, prestare attenzione anche all'efficienza energetica per evitare ovviamente poi di incorrere in un conto salato a livello di bollette. Abbiamo notato un incremento del 150% di utilizzo rispetto, no, a questi filtri di ricerca. Quindi questi sono, diciamo, i dati che raccogliamo grazie ai nostri portali. Molto interessante anche questo tema del risparmio energetico, ma volevo tornare sulle tue dichiarazioni iniziali, quelli che riguardano appunto la scelta degli italiani, le nuove esigenze emerse durante soprattutto la fase del lockdown, di appunto avere degli spazi più ampi, più verdi intorno a sé. Si è parlato tantissimo anche della cosiddetta nuova tendenza del south working, e quindi volevo anche domandarti se effettivamente c'è stato uno spostamento per quanto riguarda l'acquisto degli immobili dal nord al sud, oppure se con la fine appunto del periodo più nero questa tendenza in realtà si è fermata. Più che dal nord al sud, c'è stato un incremento di valore di acquisti nelle zone, diciamo, circostanti, limitrofe ai grandi centri. Sì. E poi nel medio termine, quando le attività sono riprese, comunque lo smart working non è stato più totale, ecco, uno non poteva rifugiarsi in montagna o sull'isoletta, ecco, doveva comunque poi incontrarsi, spesso aveva necessità di recarsi in ufficio, quindi la via di mezzo è quella che abbiamo visto crescere di più, quindi non, diciamo, il paesello sperduto sui monti, nemmeno il centro città, ma la zona limitrofe ai grandi centri, e quindi l'Interland delle grandi città spesso offre delle buone soluzioni, come paesi che sono ben collegati, oppure zone, quartieri ben collegati con i mezzi, con l'infrastruttura, ai grandi centri, ma che allo stesso tempo consentono una qualità di vita paragonabile a quella del piccolo borgo, oppure insomma, ecco, una realtà più a misura d'uomo.
Chiarissimo. Ecco, sulle compravendite chiaramente degli immobili influiscono anche tutta una serie di dati come l'inflazione, come l'aumento dei tassi di interesse. Abbiamo visto le decisioni delle banche centrali, sia della BCE che della Fed, e tutto questo si riversa poi sulle tasche degli italiani e sulla disponibilità, naturalmente, dalla spesa banale che facciamo al supermercato poi all'acquisto appunto di una nuova casa. Ecco, questo sta frenando il settore, la compravendita. Vendita oppure no? Allora, noi abbiamo due tipi di dati. I dati di consuntivo del 2022 riguardano il primo trimestre e sono positivi perché si registra una crescita di transazioni del più 12% rispetto all'anno precedente, che è stato un anno record, perché il 2021 è stato un anno ottimo per l'immobiliare. Quindi i primi dati dell'anno sono più che buoni. Poi ovviamente è arrivata la guerra, è arrivato l'aumento delle materie prime che ha influito, no, sui costi di costruzione, il rialzo dei tassi, la recente crisi di governo, e quando c'è incertezza ovviamente l'investimento immobiliare, da un lato, no, è un investimento importante che si va a fare, quindi c'è un po' di rallentamento. C'è un po' di rallentamento, ce lo possiamo aspettare perché l'incertezza produce questo. Dall'altro lato credo che l'inflazione in realtà l'immobiliare, diciamo, negli anni ha dimostrato di reggerla meglio di molti altri beni ovviamente, e quindi non crediamo avrà nel breve termine ovviamente effetti negativi, ma anzi, no, la bene casa è visto come un bene rifugio che in qualche modo, no, si può proteggere rispetto, no, alla svalutazione del denaro, e anzi si può rivalutare, quindi crediamo che da un lato, dall'altro lato l'inflazione nel breve termine non produrrà effetti negativi. Ci aspettiamo che il governo intervenga su due fronti: sul fronte dei bonus di riqualificazione, perché il costo delle materie prime è aumentato, c'è bisogno di costruire e ristrutturare in Italia, di riqualificare il patrimonio immobiliare, servono bonus del governo, adesso li stanno rivedendo, l'importante è che rimangano, perché bisogna produrre nuovi immobili, sono quelli che cercano i clienti di oggi, c'è una carenza di offerta di immobili con le aspettative, quindi se vogliamo che il mercato immobiliare continui a crescere, bisogna sfornare prodotto in linea con le esigenze, e il prodotto, visto il rincaro delle materie prime, deve essere supportato, e quindi l'offerta deve essere supportata dai bonus. Lato domanda, anche sui mutui, visto la crescita dei tassi, ci auguriamo che il governo intervenga, così come ha già fatto, anche con dei bonus, ad esempio quelli erogati, la garanzia statale per gli under 36, ecco. Quindi ci aspettiamo che lo Stato intervenga a supporto dell'offerta e anche della domanda. Se, ecco, queste condizioni si realizzano, l'outlook rimane positivo. Ecco, quindi diciamo che il famoso detto, in una situazione di volatilità, di grande incertezza, rifugiarsi nel mattone è ancora valido da quanto ci esponi. Però appunto c'è tutta la questione anche legata ai mutui, con dei rincari che riguardano sia il tasso fisso che il tasso variabile, e quindi ecco, ti chiedo se questo influisce poi sulla decisione dei giovani, delle coppie, delle famiglie di acquistare una casa o magari di trovare una soluzione alternativa, quella l'affitto ad esempio. Allora, noi registriamo a livello di portale, oltre ovviamente i dati di transazione che sono disponibili a tutti, noi registriamo anche i dati della domanda, quindi riusciamo a vedere un po' quello che sarà il mercato domani, in alcuni casi riusciamo anche a predirlo, perché vediamo come sta muovendo l'offerta e la domanda, no? E quindi quanti appartamenti ci sono in vendita, quanti in affitto, quante persone stanno cercando in affitto, quante persone stanno cercando in vendita. La domanda d'acquisto c'è, è ancora molto forte, abbiamo una carenza di prodotto, cioè non ci sono case che rispecchiano le esigenze di chi le sta cercando. E i cantieri non sono ancora pronti, più il rincaro delle materie prime che abbiamo detto prima ovviamente ha rallentato ulteriormente. Gli affitti sono cresciuti nell'ultimo anno, non tanto quanto le compravendite, ma sono cresciuti. È vero che con quello che sta accadendo, diciamo, nell'ultimo periodo, potremo assistere in qualche modo a un'inversione di tendenza, nel senso che tra i due è probabile che cresceranno ovviamente gli affitti. Perché? Perché una serie di persone oggi non trovano il prodotto e non hanno più la possibilità, diciamo, grazie ai tassi bassi, grazie alle garanzie, o comunque non riescono a far fronte, no, all'investimento, anche soltanto per una questione di incertezza, magari decidono di rimandare questa decisione. Quindi l'outlook è positivo sia su compravendita che su affitti. Il tema è, potremmo vedere anche una crescita maggiore degli affitti, perché evidentemente ci saranno meno persone in grado di acquistare un immobile, e di conseguenza l'alternativa ovviamente è quella dell'affitto.
Certo, ecco, e come stanno reagendo soprattutto i giovani, le giovani generazioni, perché abbiamo detto insomma più volte che sono quelle maggiormente toccate poi dalla situazione economica, gli under 35 soprattutto, beh sì, ci sono delle misure governative che agevolano ecco, questa fascia particolarmente toccata dalla crisi, dallo scenario internazionale, però mi chiedo ecco, i giovani in questo momento vogliono, hanno il desiderio di acquistare casa, di investire nell'immobiliare oppure sono trascinati dall'onda lunga, insomma, dell'incertezza? E diciamo che l'Italia è sempre stata affezionata al mattone, siamo tra i paesi, diciamo, più proprietari in percentuale di immobili. I giovani però hanno un approccio diverso, un approccio alla vita, diciamo, in generale diverso, Sì. e preferiscono la soluzione dell'affitto, quelli sono i dati che registriamo noi, perché evidentemente in situazioni di incertezza lavorativa, macroeconomica, preferiscono spendere un qualcosa in meno, diciamo, e avere qualcosa in più da investire magari per altre attività o altri, diciamo, desideri che hanno. Quindi notiamo che sulle fasce più giovani sicuramente l'orientamento è all'affitto, a meno che non ci siano poi i genitori che danno una mano, oppure degli Certo. interventi statali che danno delle garanzie, e quindi a quel punto anche i giovani possono pensare di poter acquistare un immobile. Oggi il mercato immobiliare è ancora mosso, diciamo, da una fascia di popolazione che va over 35, perché sono i proprietari degli immobili e tendenzialmente sono quelli di fatto che muovono il mercato delle compravendite. I giovani hanno un approccio diverso, e questo lo dimostrano i dati che raccogliamo, abbiamo notato questo cambiamento. Chiarissimo, insomma, i giovani devono ancora chiedere aiuto ai genitori, se non ai nonni, che sono poi la base comunque ancora della società a livello economico. Invece, ecco, ero interessata a chiederti, così lo so che naturalmente non hai la sfera di cristallo, ma una previsione per quanto riguarda l'abitare invece nelle grandi metropoli, perché si pensava, insomma, che le grandi città, soprattutto Milano, da dove trasmettiamo, fosse ritornata al centro della scena internazionale, ma visto appunto l'andamento che stavi descrivendo con una fuga progressiva dalle città, secondo te, ecco, i grandi centri, Milano in particolare, soffrirà molto di questa crisi oppure no? Oppure tenderà a ripopolarsi? Direi assolutamente no, Milano è l'eccezione che conferma la regola, nel senso che Milano viaggia, diciamo, per un percorso scollegato alle dinamiche del resto d'Italia, perché è una città continuo fermento, una città ancora piccola a livello geografico, nel senso che a livello di dimensioni il centro è piccolo e si sta espandendo, e quindi a Milano stanno nascendo molti quartieri. Ovviamente è difficile offrire a Milano centro le soluzioni abitative del futuro, perché no, è già stato costruito ed è difficile di andare a riqualificare, a creare spazi dove lo spazio non c'è. Però nell'hinterland di Milano si possono notare grandi progetti e continuamente nuovi progetti che nascono, che stanno riqualificando le periferie, che stanno acquistando, ovviamente acquisendo molto valore. Quindi io credo che la metropoli moderna, tipo Milano, sia un concetto vincente, un concetto che ovviamente deve avere a supporto grandi investimenti, grandi riqualificazioni, e vediamo che Milano, insomma, gode di appeal anche internazionale. Vediamo fondi esteri che investono e che acquistano società e che acquistano interi quartieri da sviluppare, perché Milano è una città del futuro. Ci sono moltissime città comunque che stanno registrando ottimi dati: Firenze, Bologna, anche Genova si sta riprendendo, la stessa Roma, insomma, ha volumi di transazioni importanti, anche il sud Italia. Quindi l'Italia ha dei centri abitativi che hanno un buon rapporto tra servizi e qualità della vita. Non abbiamo le grandi metropoli che ci sono in giro per il mondo, no? Però abbiamo Sì. tanti centri che possono offrire un buon compromesso tra servizi, strutture, infrastrutture, ma anche il concetto di misura d'uomo, di spazi verdi, di servizi, di tranquillità, di sicurezza. E quindi io vedo questi centri con un outlook positivo. I numeri che abbiamo registrato di compravendite sono tutti in aumento nel 2021 e anche nel 2022, e la domanda continua a esserci. Diciamo che all'interno di questi centri, magari se prima si erano focalizzati, no, e c'era una grande differenza tra il centro città e la periferia, Sì. adesso invece non dico che si sta appiattendo, ma sta cambiando, ecco. Il prezzo al metro quadro aveva degli sbalzi del 300%, no? Tra Piazza Duomo,
e un quartiere limitrofo al centro. Invece adesso vediamo che Piazza Duomo continua ovviamente a avere dei prezzi molto interessanti, molto alti, e continua a confermarsi, no, le zone centrali di valore, di pregio, di prestigio. Però anche l'Interland, soprattutto l'Interland, sta crescendo molto più velocemente. Chiarissimo. Pietro, io ti ringrazio molto per la tua panoramica davvero interessante sul settore immobiliare, sulle esigenze nuove che gli italiani stanno manifestando appunto dopo la crisi pandemica. È il nostro futuro e quindi insomma è giusto interessarcene fin da adesso. Grazie per essere stato nostro ospite, naturalmente appuntamento a presto ancora qui sulle fonti con nuovi dati aggiornati, nuove tendenze, perché appunto e poi i dati che sono da una parte fondamentale del vostro lavoro sono in continuo aggiornamento. Assolutamente, con piacere. Grazie.